Che strano anno il 1965. Vediamo un po'. Le due canzoni di maggior successo si svegliarono nel sonno, mentre i due autori dormivano. Così nacque Yesterday nella testa di Paul McCartney, e così nacque uno dei riff di chitarra che probabilmente conosce a memoria chiunque abbia dai 10 agli 80 anni, quello di Satisfaction, dei Rolling Stones. Gli Stones sono in tour ed alloggiano al Jack Tar Harrison Hotel in Florida. Kate Richards si sveglia nel cuore della notte. Ha sognato un riff e poche parole. I can't get no satisfaction. Si alza, prende un registratore a cassette, incide il riff e quella manciata di parole. Poi torna a dormire senza nemmeno spegnere il registratore. Solo più tardi dichiarerà che quel nastro conteneva 2 minuti di Satisfaction e 40 di russate. Il giorno dopo racconta tutto a Jagger. Richards è preoccupato perché il riff gli piace molto, ma è convinto che sia troppo simile a quello di Dancing in the Street di Martha and the Vandellas. Jagger dice: "Chi se ne frega, mica saremo i primi a rubacchiare qualcosa." Poi però fa notare che il titolo ricorda da vicino anche un verso di una canzone di Chuck Berry, 30 Days, che diceva: "If I don't get no satisfaction." Richards dice: "Chi se ne frega, mica saremo i primi a rubacchiare qualcosa." Abbandonano subito i loro timori, anche perché sono convinti che il brano non diventerà mai un singolo, ma solo un discreto brano da album, al massimo un lato B. Satisfaction viene registrata il 10 maggio dello stesso anno negli studi della Chess Records di Chicago, con il grande Brian Jones all'armonica. Richards preferirebbe che il riff fosse eseguito dai fiati, ma per fortuna gli altri Stones non lo ascoltano. Bene. 2 giorni dopo il brano viene nuovamente registrato agli RCA Studios di Hollywood, con un ritmo differente ed un nuovo effetto per chitarra della Gibson. Il fuzz tone, in quanto Richards riteneva il riff originale un po' piatto. Il 6 giugno del 1965, I Can't Get No Satisfaction fu il settimo 45 giri degli Stones, pubblicato negli USA. Il successo è incredibile e senza precedenti. La Decca dichiara l'esaurito tecnico. I magazzini non hanno più scorte e non si riesce a ristampare un numero di copie tale per cui si riesca a soddisfare la richiesta. È il primo singolo degli Stones a diventare number one in America, il quarto in Inghilterra. In Europa, invece, i primi giorni lo trasmettono solo le radio pirata, in quanto il contenuto è troppo sessualmente esplicito. Dopo una settimana, però, tutti se ne fregano. Il successo ha divorato anche la censura.